Benvenuti in un nuovo video. Oggi giocheremo, cioè non ti scusate, reagiremo dei video come vi ho detto prima nel video di prima. Intanto, questo video di Gap e Caso, forse non lo conoscete, ma io lo conosco da un po', da un anno. Molto carino. Allora, subito praticamente non faranno tanto ridere, ma dopo ci sarà una cosa che fa un po' ridere, verso la fine, metà e fine. Però adesso concentriamoci a guardare 3, 2, 1. Tipo con i Lifehacks per un giorno intero. Cazzo. E partiamo dalla colazione. Prendo Allora, un bamboletto, ci ha messo del cioccolato dentro. Con no, il regà, non resto ditemi del che è la panino. classica. Fa le uova? Vabbè, colazione americana, è da sperimentare, signori. Ma con Però, un coso dolce ma guarda dentro. che, guarda che questa qui è un'idea Ma geniale, che perché dove? non ha buttato neanche un pezzo di Sì, tosta pane. pane non ce Cibo? l'hai in Italia. Ce l'abbiamo noi, non ti C'abbiamo preoccupare. tosta pane. E guarda qui, fai la colazione con l'uovo con il resto del bamboletto, mentre all'interno c'è il cioccolato. Signori, procediamo con la nostra tecnica di cottura di questa colazione di merda. Io metto due pezzettini di cioccolato qui. Vai. A questo punto fate un buco con il bicchiere. Ok, sì, diciamo che la cosa è un po' più complicata del previsto. Raga, è davvero difficile fare questa operazione, Io l'ho posso dire fatta, la verità. oh! Poi, Precisely! bravo, invece la mia è un po' meno precisely. A questo punto mettiamo questa parte sopra. Sembrano tipo i I dorayaki. bamboletti. No, i dorayaki, cioè sono questi bamboletti. Sembrano i dorayaki, Doraia. i Doraemon, raga, buonissimi. Il Ah, consiglio sì. che vi do, ovviamente, è pressare per bene nei lati, altrimenti vi ritroverete tutto il cioccolato sciolto ed esce. E il consiglio che vi do io invece è girarlo da una parte e dall'altra, raga, viene perfetto. Ma la vera domanda è, come funziona il tostapane? Fra idea? Ah, loro sapevano di avere il tostapane. No, ma quelli raga non vanno sulla. Come escono Ma da scusa, questo? Qui non ha tostapane. capito nulla delle Ma come spalle. escono questi dal tostapane? Ma che ne so? Così. Ah, ok. Mi vedo un po' in difficoltà, signori. Oh, come in America! Signori, non sono mai stato bravo in queste cose, ma la mia esperienza culinaria questa volta ci aiuterà. Anche l'albume? Non sa manco rompere l'uovo. Sì, guarda un po'. Anche Il l'albume? mezzo, sì, tutto il mezzo, bello preciso. Chiaro! Mamma mia! Pulitissimo! Ma solo per me queste cose sono tipo ultra soddisfacenti. Allora, c'è solo un piccolo problema. Qui sotto si sta iniziando a bruciare il pane. Il problema è che l'uovo non è ancora cotto, quindi non posso girarlo, altrimenti distruggo tutto. Vai. Ci provo, eh? Ci provo, regà. Vado? 3, 2, 1. Momento da chef. Ok, ma perché qui è così? L'uovo questo! L'uovo. Raga, ma è normale? Secondo me non tantissimo, conviene cacciarlo. Sì, ma non è Ah, ma io non ne capisco di sti cosi. Oh! Raga, è croccantissimo! Io l'ho già fatta a Perché colazione ed è sono molto diretti buono. qua da talmente tanto. Ma aspetta, dentro? Com'è? Oh mio Dio, no, raga, è buono. Voglio l'assaggio, voglio l'assaggio. Oh, Lo cosa dobbiamo fa? fare! Se lo mangia tutto! Lo dobbiamo fare tutte le mattine, raga! E tu sei l'addetto. Oddio, raga, i miei piani per la dieta sono automaticamente saltati. È buono! Oh, avevi detto che non era buono! No, io Ma pensavo. raga, Io ma stavo pensavo fosse sempre. facendo! Oh! Aspetta. È pronto anche questo? C'è solo un piccolo problema, dovevamo mangiare prima il salato e poi il dolce. Siamo dei coglioni. Io non so chi la mattina ha voglia di fare una cosa del genere, ma lo Nessuno. proviamo. Com'è? Bello croccante. È proprio il pezzo dell'uovo. Croccante, croccante. Buono? Un po' meno. Non è male, Diciamo che per americano. Una volta aver assunto la propria colazione, il prossimo passo è cagare. Saltapace, sapete cosa ci vuole? Ci vuole uno stereo nel bagno. Ma siccome che nessuno qui ha uno stereo nel bagno, andremo ad infilare il nostro telefono nel lavandino. Non chiedetemi per quale motivo, ma secondo la legge del suono, la cassa di risonanza dovrebbe espandere la musica in tutto il bagno. Infatti sento già l'aumento del casino della musica. Non si sente più niente! Ed ecco che in questo modo potete cagare. In saltapace. Ah, e se state cagando con la musica, ma avete cagato troppo, c'è un lifehack che vi può semplificare la vita. Prendete un trapano, prendete lo spazzolone del se chi lo cesso, a fa? quel punto nel cesso ci buttate la Coca-Cola. Tecnicamente ti pulisce per bene il bagno. Ma che cazzo fai davanti al Ma tu che mio bagno? cosa fai con la Ma sto musica? cagando, ma cosa Cosa c'è vuoi? sta puzza poi? Chiudi, chiudi! Il trapanetto al 2000 carico! Allora, innanzitutto versiamo la Coca-Cola. Voi direte perché versare la Coca-Cola? Perché ovviamente è corrosiva, quindi va a togliere anche tutti i germi. Ovviamente non l'ho cercato prima su internet.
Bene, una volta versata la Coca-Cola, è arrivato il momento del Strafanator 2000! Vado, Oddio! Aspetta, carico. No, mi si rompe delle mani, anche mani, a me, no, qui con la bottiglia di Coca-Cola. E invece, guarda un pochettino. Con la Vinavil ha funzionato. Signori, mettiamo la fotocamera e facciamo il test. Tipo, se ora mi metto così. Si vede, Ata? Com'è? Siete perfetti, no? Perfetti, vado. Atta! È un video, raga. Ah, è un video. Oh, è apparito un video. Raga, c'è un metodo migliore. Ah, questa è la parte che fa ride. La sagoma dell'iPhone. A me sembra una cazzo. Sì, perché? Dici che non funziona? Oh mio Dio, ma è bellissimo! Ah, ci sta, in effetti ci sta, sembra più comodo, è un cinema! Ma per ragioni di tempo, lo scatolone l'abbiamo già preparato! Mettiamo il nostro casco d'astronauta! Guardalo! Adesso metto il suo video preferito, guardate! Ciccio Grillo 89! Sarà arrivato il momento di lavarsi, se no puzzate. Quindi se mettete il sapone nel doccettino, o come si chiama, riesce a fare sia il lavaggio con l'acqua che con il sapone contemporaneamente. Sa che io in 5 anni lo faccio una volta con l'acqua e una volta con il sapone. Wow. Allora vai, facciamo una prova. È 5 anni che si lava. Quindi si risparmia anche un po'. Ma che cazzo fai? Oh! Perché ha sbagliato il trucco di coglione. Non era così l'hai fatto. Ma non è così che ci si lava? Quello i denti. Ah, ho capito. Allora sto facendo che coglione. Sapone, ok, top. Prendi il docino. Io ho le bollicine. Dove, raga, sta tornando dentro nel tubo. No, ma quindi si può riempire il tubo. Mettine altro, si può riempire il tubo. Poi è la mia vasca, raga. È la mia vasca, basta. Lavami le mani. Vai, tiravo tutta. Aspetta un secondo che c'è un piccolo problema. No, aspetta, uomini, già sto uscendo. Vai. Oh, sono insaponate. Oh mio Dio. Ma mi stai facendo la doccia, che non mi stai lavando. È una doccia. C'è solo un piccolo problema nel pomeriggio, che mentre studi ti addormenti. Questo qui è il life hack che ti risolve la vita. Delle Mentos che entrano in automatico mentre abbassi. No, ma lo provi tu però, Sì, col caso. Cioè, ma io a 20 anni non mi posso mettere a fare queste cose comunque. Allora, attacchiamo questo. Di qua ci sono delle Mentos, ve lo garantisco. Oddio. E mentre leggiamo questo fantastico libro di cui non ho letto manco una pagina, una certa ti annoi, perché fidatevi, è molto noioso. Quindi io man mano andrò vai, a fare... Vai, come un ricordo, ho tutto dentro. Ho sonno, raga, ho sonno. Vai, tutto. Adesso, guarda. Sto ho capito, mi sto addormentando. Oh! Ma dai! Aeroplanino! Yeah. Vai, fai l'elicottero! Oh, se volessi fare il bastardo lì e farei così con la... Fermo! Un'arma! No, non usarla! È arrivata l'ora della nanna, bambini! Adesso vi facciamo vedere com'è che si dorme meglio! Ah, non si dorme così! Dormire in questo modo, quindi a pancia in giù, è sbagliatissimo e chi lo fa deve evitare, ma gran parte della gente... Signor tester, per favore, si giri, facciamo vedere... Gran parte della gente dorme in questo modo, sul lato, ok? Ma possiamo ovviare anche a questo. Prendete un po' di scotch, lo mettete di qua e dovete scocciare per bene il tè. Signor tester, per favore, Cioè, ma si presti un attimino alla scena. Io potrò dormire, raga, tutte le notti così, ve lo giuro. E tutte le sere così. Ma io, ogni volta... Ma è americano sto scotch? Che porca. Quindi, avendo lo scotch in questo modo, mettiti in posizione rannicchiata. In questo modo avrà un appoggio per la spalla. Raga, può sembrare una cazzata, ma dormirete meglio. Allora, sapete cosa avrò? Un'ernia al disco, un torcicollo e anche le bestemmie. Yeah. Alle 3 di notte, ancora! Ah!
ragazzi, questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!